Ciao a tutti ragazzi, è passato poco meno di un anno dalla sua prima apparizione al grande pubblico, ma finalmente è arrivata ed è qui fra noi. Penso proprio che se anche non avessi messo la nuova Alfa Romeo Giulia come miniatura di questo video, voi avreste capito subito di che auto stessi parlando, dato che è stata una delle macchine più attese del 2015, ma anche del 2016, perché segna il ritorno della casa del Biscione alla trazione posteriore abbordabile, dopo ovviamente la 4C. Dunque, via con l'intro e andiamo a scoprire tutti i particolari di questa nuova berlina. Ebbene sì, non vedevo l'ora di provare questa nuova Alfa Romeo per due motivi. Uno perché personalmente apprezzo e adoro le vetture, le berline a trazione posteriore. E secondo perché secondo me questo prodotto qua è proprio un orgoglio italiano, visto che è prodotta a Cassino, in provincia di Frosinone, quindi in Italia, ed è progettata interamente in Italia o comunque per la maggior parte. Comunque, anche dando una prima occhiata, si vede immediatamente come questa vettura, con le sue forme e le sue caratteristiche, dona un fascino davvero incredibile a chi la guarda. Saranno le proporzioni donate dalla disposizione meccanica oppure le rotondità presenti. Fatto sta che la nuova Giulia merita proprio tanto dal punto di vista estetico. Come su qualsiasi Alfa Romeo, ma ancora di più su questa tre volumi, è il frontale che attira per la maggiore, caratterizzato dal tradizionale scudetto, rivisto nella cornice, argentata, e nella trama a nido d'ape della griglia, condivisa anche su Mito e Giulietta. Moderni sono pure i gruppi ottici, che rendono bene se scelti Big Xenon con luci diurne a diodi. I full LED non sono previsti e quelli di serie, alogeni, cozzano con l'attualità del complesso. Con questa tecnologia sono presenti i fendinebbia ai lati delle grandi prese d'aria, simili a quelle adottate nella quadrifoglio. Non mancano le feritoie per far convogliare il flusso nei passaruota ed un piccolo spoiler attivo nella Giulia Corsaiola. La placchetta nera è invece solo una predisposizione per il radar di distanza, disponibile in futuro, e rende un po' asimmetrico l'insieme. Lateralmente si notano gli sbalzi ridotti, il lungo cofano che spiova abbastanza verso il basso, le fiancate che si allargano verso il posteriore e la linea del tetto tondeggiante, la quale termina dolce sulla coda corta. Anche con questi cerchi da 17 pollici da 800 euro, la linea risulta equilibrata e piacevole, impreziosita dall'elegante cornice cromata, optional a 350 euro. Il quadro di bellezza viene completato da un posteriore morbido e alto, dove spiccano i fari a LED, interessanti nel disegno interno delle luci, e lo scarico, singolo per la 150 cavalli, ben integrato nel paraurti. Come sulla piccola e media di casa, i loghi sono stati rinnovati, piccolezza che fa intendere la svolta del Biscione attuata da FCA. Come avete visto, quindi la Giulia colpisce molto all'esterno, ma vediamo se riesce a colpire anche in quanto a spazio e praticità. Il bagagliaio si può aprire anche dalla chiave, aspetto molto comodo, e scopriamo un vano da 480 litri, che è in linea con le concorrenti, perché anche Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C hanno lo stesso dato, insomma le case dichiarano lo stesso valore. In generale, comunque, il vano si difende bene per le finiture, perché abbiamo moquette sparsa quasi ovunque, e per la lunghezza generale, che è abbondante. Mentre ci perde per la bocca di carico, larga ma abbastanza stretta in altezza, e in generale per le sue forme irregolari, che non lo fanno rendere sfruttabile a pieno. Sollevare il cofano bagagli è semplice anche manualmente, data la sua notevole leggerezza, e agevole anche la soglia di carico a 67 cm da terra. Riguardo lo spazio, la stiva può contenere 2/3 trolley da cabina e qualche borsa. I limiti di una berlina sono il ridotto spazio in altezza del vano e la sua conformazione, ma si ha pur sempre una buona lunghezza a disposizione. Oltre all'apertura non proprio ampia, ma regolare, c'è da segnalare la mancanza quasi totale del doppio fondo e del rivestimento nella parte superiore, pressoché comune in tutte le sedan. I ganci fermacarico e lo schienale ribaltabile in 40-20-40 con bracciolo posteriore sono purtroppo a pagamento per rispettivamente 120 e 400 euro. In quanto a spazio, la Giulia devo dire che non delude. Come avete visto, la praticità del bagagliaio non c'è, anche in quanto a spazio, mentre qui dietro devo dire che si sta bene, però devo metterci un asterisco perché si sta bene nei due posti laterali. Come su qualsiasi berlina, ovviamente abbiamo la seduta centrale, che è notoriamente più rigida e più alta. Ovviamente il grosso è il tunnel della trasmissione, davvero davvero pronunciato, che impedisce l'immissione praticamente dei piedi sopra di esso.
Comunque, parliamo per i posti laterali. Spazio per quanto riguarda le gambe ce n'è. Ricordo sempre la mia posizione di guida di un metro, di una persona alta 1,87 m. Spazio ce n'è, un po' poco gradevole la plastica rigida dello schienale dietro. Per la testa invece, se sto completamente in posizione retta, sfioro, però visto che c'ho spazio per le gambe posso anche un attimo distendermi e quindi per la testa c'ho un pochino più di aria. I piedi invece si riescono a inserire abbastanza bene, c'è un pochino di difficoltà perché in generale non ci sono molti centimetri. Mentre per quanto riguarda l'ariosità dell'abitacolo abbiamo le finestrature che sono abbastanza ampie, non sono molto risicate e per il resto abbiamo un divanetto che comunque è largo. Molto comodo il fatto di avere il tessuto anche sull'interno del passaruota, come abbiamo visto ad esempio sulla BMW serie 3 e che accomuna anche altre berline. Questo fatto lo rende molto comodo perché comunque ci si può appoggiare il gomito. Mi siedo qua al centro proprio per farvi vedere come ci si sta scomodi, perché i piedi li riesco a malapena inserire al lato del tunnel. Qua sopra poi, anche stando in una posizione un pochino distesa che mi è però impedita, non ho agio per la testa, quindi se dovete stare in tre su questa Giulia meglio far accomodare ovviamente una persona di medio-bassa statura. Non abbiamo il bracciolo con portabibite e nemmeno, come avete visto, lo schienale reclinabile che è optional. In questa versione poi non abbiamo le bocchette dell'aria che sono disponibili dall'allestimento Super. Per il resto abbiamo un pannello porta che presenta plastiche interamente morbide, a parte la zona bassa dove c'è una piccola tasca per inserire proprio una bottiglietta piccola, e poi un inserto in plastica in questa versione, che però è disponibile anche in finto carbonio, in alluminio oppure in legno a seconda dei pacchetti. Quindi in generale, per affrontare un viaggio su questa Giulia, questa macchina offre spazio e comodità. Soltanto un po' la seduta rigida, appunto questo posto centrale, limitano un pochino il comfort. Beh, stare sul posto guida della nuova Alfa Romeo Giulia è proprio bello, perché non perché sia particolarmente comodo, particolarmente spazioso, diciamo, ma perché proprio ti invoglia a guidare. E sono tanti gli elementi che te lo fanno capire e te lo fanno percepire: dal volante verticale ben regolabile al sedile avvolgente e dalla posizione molto molto bassa, perché ovviamente questa è una berlina e tra l'altro sportiva, e dal cruscotto non molto sviluppato in profondità e da questo parabrezza che ti arriva proprio vicino alla fronte, appunto con questo abitacolo arretrato come avete visto all'esterno. Quindi sono tante appunto le cose che te lo fanno capire, ti fanno invogliare ad una guida magari anche spigliata. Per il resto il sedile è rivestito in tessuto, questo è il tessuto base, diciamo, mentre per gli allestimenti superiori sono disponibili disponibile la pelle o la pelle tessuto di diversi colori. E il sedile avvolge abbastanza bene, e come vi ho detto è rigido, non particolarmente morbido, ma almeno non si affonda. Non ha la regolazione della seduta per quanto riguarda la sua lunghezza, però insomma poco importa, il sedile è comodo. In questo caso abbiamo le regolazioni manuali che sono davvero davvero ampie. Guardate ad esempio con la regolazione massima io dove arrivo a malapena a toccare il volante, e anche quella per l'altezza e lo schienale sono manuali a regolazione continua. Il volante, anche questo, è a regolazione manuale. Gli scatti sono un pochino duri, questo bisogna dirlo, ma comunque il piantone non è molto, non è abbondante, quindi anche in un'eventuale manovra d'emergenza che mi viene da stringere le gambe e da afferrare bene il volante, non ho intralci. Spazio per le gambe ce n'è e anche per la testa, insomma, io adesso ho regolato il sedile nella mia posizione ottimale. Parlando del volante, è molto bello perché presenta il tasto di accensione direttamente sul volante, che si ispira un po' a quello delle Ferrari, insomma molto molto corsaiolo. Vi parlo invece della visibilità, che è buona davanti perché, come ho detto, il parabrezza è molto arretrato. I montanti sono appuntiti verso appunto il nostro sguardo e toglie un pelino di visibilità, ma nemmeno troppa. Posteriormente invece abbiamo il lunotto abbastanza ampio, quindi tutto sommato ci si vede bene. Comunque sono disponibili i sensori di parcheggio posteriori come in questa versione e anche quelli anteriori, quindi poi per eventuali manovre precise non ci sono problemi. Il bracciolo non scorre in lunghezza, ma come vedete è davvero lungo, quindi una persona alta o bassa riesce a appoggiare il proprio gomito tranquillamente. Quindi comodità, ma soprattutto sportività da questo posto guida della nuova Giulia.
Se all'esterno la nuova Giulia fonde un mix di tradizione e modernità, all'interno si svelano forme assai originali e ricercate. Ciò che salta subito all'occhio è la perfetta integrazione del display dell'infotainment, oltre ai pochi comandi presenti all'interno dell'abitacolo. Quest'ultima caratteristica ha lasciato molta libertà nel disegno, sviluppando superfici per lo più orizzontali e tutte ben incastonate fra di loro. Tornando allo schermo centrale, la sua dimensione varia fra i 6,5 pollici standard in tutte le versioni e gli 8,8 disponibili a pagamento. Il sistema base è già una garanzia di intuitività, comodità e rapidità. Per il suo controllo c'è la rotella sul tunnel, con la quale si comandano tutte le funzioni e due tasti: menu per andare sulla schermata principale ed option per modificare le impostazioni di ogni funzione. Le logiche, come l'interfaccia, ricordano molto l'iDrive di BMW, uno dei sistemi di riferimento nella categoria. Di serie c'è il collegamento Bluetooth, leggermente macchinoso, il riconoscimento vocale, rapido, ma che Radio. non fornisce le frasi da impartire, e l'attacco USB ed AUX. Nel pack clima, già citato, le prese USB sono ampliabili, con una sotto il clima e una per i passeggeri posteriori. La radio DAB è optional come la navigazione, ma nemmeno sulla versione più completa sono previsti Apple CarPlay, Android Auto e la connessione ad internet. Sotto questo aspetto l'Alpha Connect è un passo indietro. Di facile consultazione le schermate inerenti alla pressione degli pneumatici, della manutenzione, livello dell'olio, guida efficiente dal libretto d'uso digitale e di buon livello l'impianto audio di serie. Per 600 € si ha l'Hi-Fi ad 11 altoparlanti, unito all'illuminazione d'ambiente. L'unico elemento presente in console è il climatizzatore automatico Bizona, dotato del doppio automatismo, non sempre intelligente quando si desidera la massima portata d'aria all'istante. Non essendoci un display dedicato, le regolazioni vengono riportate nello schermo principale. Prima parlavo però di forme ricercate, ma nella Giulia c'è posto anche per qualche richiamo al passato, ossia il volante ed il quadro strumenti. Il primo somiglia molto a quelli usati anni e anni fa, ovviamente rivisto in chiave moderna, con i comandi del cruise control e dell'infotainment. Il secondo, a binocolo, risulta sportivo, ma di facile lettura, sia per gli strumenti analogici sia per l'LCD da 3,5 pollici nel mezzo, che fornisce i dati sul trip, gli ausili alla guida, il grafico dei consumi, il punteggio sulla guida e forza G, tutto in base alla selezione del DNA. Capitolo finiture e materiali. Complessivamente gli arredi sono di buona fattura e ben assemblati fra di loro, tuttavia il livello delle famigerate tedesche non è stato ancora raggiunto pienamente. Sono piacevoli da vedere e da toccare gli inserti anche in questa versione base, i tasti e le rotelle tutti gommati e ben definiti nei movimenti e le plastiche soft touch nella quasi integrità dell'abitacolo. Migliorabili sono le bocchette d'aria, giocattolose ma poco pratiche, e la trama dei rivestimenti sulle porte che stonano con altri più curati. Caratteristici poi i loghi Alfa Romeo sui poggiatesta, sugli strumenti e sulla pedaliera e gradevoli le luci di lettura a LED. La quantità di vani portaoggetti infine è abbastanza valida, ma tutti, seppur ben finiti, sono fin troppo piccoli. Bene, per quanto possa essere bella fuori e bella dentro questa Giulia, il suo obiettivo principale, il motivo per cui io la sceglierei, è l'esperienza di guida che ti offre e la sua guidabilità, per cui non ci resta altro che accenderla e andarla a provare. Non a caso il nuovo slogan La meccanica delle emozioni è stato lanciato con l'avvento della Giulia. Quest'auto infatti emoziona e diverte parecchio, anche se modestamente cavallata, come nel nostro caso. Sotto il cofano dell'esemplare in prova infatti pulsa il nuovo 2002 turbo diesel realizzato in lega leggera, da 150 cavalli e 380 Nm di coppia massima a 1500 giri minuto. Pur essendo il meno potente della gamma, questo motore ha un'erogazione quasi aggressiva, spinge davvero bene sin da subito, senza ritardi, e allunga con una bella progressione fino a 4000 giri. Dimostrazione di tutto ciò, gli 8,2 secondi registrati per raggiungere i 100 km/h, un ottimo risultato e decisamente migliore di alcune rivali. È doveroso specificare che le buone performance si ottengono indipendentemente dalla modalità di guida impostata. Solo in Dynamic, il settaggio più sportivo, si percepisce una prontezza maggiore dell'acceleratore, ma non tale da stravolgere le cose. In DNA, ossia Dynamic, Natural e Advanced Efficiency, inoltre agisce sul carico dello sterzo, sulla reattività dei freni e sulla logica del cambio automatico autorapporto. Se ne è dotata. Difatti in abbinata abbiamo il 6 marce manuale, che si potrebbe proprio definire maschio, non tanto per la frizione dal pedale leggero e non molto lungo nella corsa, quanto per gli innesti un po' duri, ma ben definiti e molto precisi. A mio parere non si deve pensare che un'auto del genere debba essere presa con l'automatico, poiché il meccanico regala un feeling ancora più marcato con l'auto ed in linea con la sua filosofia. Riguardo lo sterzo, si può dire che nel complesso della vettura è l'elemento che spicca per la maggiore, vista la sua precisione chirurgica e la prontezza eccellente.
lentamente. È un comando molto leggero e agevole in manovra, ma allo stesso tempo consistente quando si alza il ritmo. Ed è nel momento in cui si affronta una curva all'andatura sostenuta che la Giulia rivela una tenuta di strada granitica. La vettura, anche al limite, è molto composta, stabile e, nonostante si senta l'accenno allo scodare, farla andare di traverso è praticamente impossibile, dato che l'SP non è disinseribile ed è sempre pronto a correggere la traiettoria. A garanzia di un piacere di guida notevole non mancano poi un rollio ridotto, delle sospensioni tarate alla perfezione, il vantaggio della trazione posteriore, ossia la ripartizione delle masse perfettamente equilibrata, ed un fattore importantissimo, la leggerezza. Sulla bilancia la nuova Alfa fa segnare 1374 kg, risultato ottenuto grazie all'albero di trasmissione in carbonio dal peso di 7 kg e all'ampio uso di alluminio impiegato nel cofano, nella scocca, nel motore come detto e parte delle sospensioni. Queste ultime a quadrilatero davanti e multilink a 4 leve e mezzo dietro confermano la loro efficacia anche quando si desidera la comodità, accentuata poi dagli pneumatici non esagerati della nostra versione. Il comfort in generale è apprezzabile sia ad assorbimento che acustico, in quanto i frusci non abbondano, il rotolamento delle gomme è limitato ed il motore alza la voce solo superati 3000 giri. Tuttavia esso vibra parecchio da fermo e ci sarebbe da ridire sul suo rumore, poco gradevole a sentirsi e curiosamente simile al diesel BMW e al pompegnatore Volkswagen. Una novità per la categoria che la Giulia adotta riguarda l'impianto frenante elettromeccanico, il quale incorpora il controllo di stabilità e il servofreno, migliorando la risposta del pedale e riducendo le vibrazioni tipiche dell'ABS. A lato pratico l'auto reagisce subito alla pressione ed è perennemente costante nella potenza. Parlando dei dispositivi di assistenza alla guida, la berlina del Biscione offre già di serie l'avvertimento della scarsa distanza di sicurezza con la frenata automatica d'emergenza e l'avviso per il mantenimento della propria corsia, il quale non è attivo ed emette solo un rumore qualora si superassero le linee della carreggiata. La protezione dell'angolo cieco si può avere scegliendo il pack Driving Assistance Plus a 1.500 euro, mentre il cruise control adattativo e l'head up display non sono disponibili per ora nemmeno a pagamento. Sono quattro i motori presenti in gamma: il 2000 turbo benzina da 200 cavalli solo con cambio automatico, il 2009 della quadrifoglio da 510 cavalli ed il 2002 diesel da 150 e 180 cavalli. Per i primi i prezzi partono da 40.500 e 79.000 euro, mentre per la gasolio servono almeno 35.500 e 40.500 euro. Il modello provato con qualche optional raggiunge i 38.210 euro, ma la Giulia che mi sento di consigliare nell'allestimento super, meglio dotato. Il listino in confronto alle concorrenti e da parità di potenza si rivela più economico. La dotazione di base è buona, nonostante cada su dettagli banali come il cassettino portachiavi ed i ganci fermacarico optional. Per la motorizzazione dipende tutto dalle vostre possibilità. Se potete, optate per la 180 cavalli o meglio ancora la 200 cavalli a benzina, la quale esalta ancora di più il potenziale di questa macchina. Alla fine, tirando le somme, vale la pena di spendere i propri soldi su quest'auto piuttosto che una tedesca o un inglese? Al di là dell'estetica puramente soggettiva, penso proprio di sì. Non solo per il fatto dell'italianità, che personalmente mi rende davvero orgoglioso del prodotto finale, ma anche per ciò che ti trasmette su strada, dove la connazionale spicca sulle rivali in quasi tutti gli aspetti. Davvero, le tedesche soprattutto devono riniziare a temere l'Italia, ora nel segmento delle tre volumi che spingono da dietro. Finally, the Biscione is back. Spero che la mia videoprova della Giulia vi sia piaciuta, continuate a seguirmi oppure iniziate a farlo, oltre che su YouTube, anche sui social. I link li trovate in descrizione. Dunque, appuntamento alla prossima recensione. Un saluto a tutti. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like